Omerene Servate, Servate i ranghi. La tattica di Marcello è quella di fiaccare l'impetus Celta per poi passare al contrattacco. I legionari hanno bisogno di rifiatare. Il console lo capisce e manda una batteria a Rix per prendere. Saprà essere colta, possente Gallo allo sguardo
fisso al cielo. Un brazo proteso verso el Dio al cual está dedicando la su vida, y la otra mano a stringere la espada apoyada a la gola de la víctima. Poi, quasi a voler condividere quella catarsi con la sua gente, si volta verso i suoi compagni, alzando l'arma sacrificale. Uno sguardo di intesa illumina gli occhi dei soldati romani e l'attimo da cogliere. Marte riderà orgoglioso. Tributo di coraggio.
due fronti lentamente arretrano, ma due combattenti sembrano non aver sentito l'ordine. Gli sguardi fissi, l'uno in quello dell'altro. I comandanti gridano parole che sembrano sussurri lontani. Le loro lame sono come code di scorpione pronte a sferrare il mortale attacco. Chi sopravviverà donerà rinnovato vigore alla sua schiera. Chi soccomberà lo avrà fatto da eroe. I celesti potranno ritenersi appagati e Nike donerà il suo oro ai crescenti. La loro personale battaglia ai Nike. Soldato Candido scruta interrogatorio gli occhi del romano disarmato. Un rivolo di sangue colora l'eccesso di calore del suo volto. Il duello è stato senza esclusione di colpi, mai scorretto, ma la lunga spada conficcata nel fianco avversario ne ha decretato la sua conclusione. Ormai consapevole che la sua vita la stava abbandonando con delicatezza, il romano stringe la mano che regge l'arma e con un unico deciso affondo pone fine alla sua agonia. Il gallico si lascia guidare docilmente, concedendo al suo degno avversario di restituire di propria mano l'alito vitale e accompagna la luce che senza raccolore si spegne nei suoi occhi. Le truppe barbare riprendono con vigore e consapevolezza della propria forza. Marcello richiama nelle retrovie i principes per dar spazio ai più riposati estati. I ranghi si serrano, la nuova disperata carica celtica si frange sul murus romano. Thank you.
il sopraggiungere alle loro spalle nuove forze avversarie getta i valorosi guerrieri carni nel caos. I superstiti presi fra due fuochi si disuniscono. Alcuni si tolgono la vita per non cadere prigionieri e terminare la loro vita come schiavi in una domus romana. Altri cercano la fuga nella speranza di potersi opporre in futuro all'avanzata delle legioni di Roma. Il trionfo per il console Marco Claudio Marcello è totale. I carni lasceranno le terre occupate, la futura colonia che sorgerà su quei luoghi sarà una roccaforte dalla quale stroncare definitivamente le scorribande delle Istri e i venetici consolideranno la loro amicizia al Lupe. Finisce la storia di Aquileia, comincia quella splendida della città sul fiume Aquilis. Aquileia è fondata, tra 181 anni nascerà il Cristo.